Insomma, ragazzi, ho appena in questo preciso momento finito di rivedere Biancaneve della Disney, l'originale del 37. E scusate un secondo, o okay, che la porta di casa è chiusa. E io giuro, è il 2020, e vedere adesso nel 2020 l'originale del 37. È ancora una cosa incredibile. È ancora una cosa incredibile se pensi che tutto quanto è stato fatto a mano ha richie richiesto due anni di lavoro. Gente che ha dato a Disney del pazzo, delle gente che ha abbandonato i lavori dicendo questa cosa non, non funzionerà mai. Davvero, io consiglio. Immagino tutti voi l'abbiate visto, ma consiglio a tutti quanti di farsi un rewatch di Biancaneve del 37, perché è una cosa incredibile. Ancora adesso ha un non so che di magico, e quindi ora nulla mi prendo due secondi per rispondere a un paio di messaggi. E adesso me lo riguardo in inglese. Comunque ho appena finito di vedere Biancaneve anche in inglese. Giudizio, giudizio in inglese non è per niente male, è molto molto buono, è, è... non è fatto male. Non è fatto male, poi vabbè io conosco qualche retroscena che aggiunge un po' valore alla cosa, però se devo trovare una sola pecca della versione inglese, è quella una pecca che non, è, non ha a che fare col doppiaggio, ma va a toccare il fatto che l'inglese non è la mia prima lingua, se, se ovviamente fossi nato in un paese che ha l'inglese come prima lingua questo problema non ci sarebbe mai stato. L'unico problema che ho avuto con la versione inglese di Biancaneve è che ho fatto veramente fatica a capire il testo delle canzoni. Tutto il resto è comprensibile. Tutto il resto è estremamente comprensibile, ma le canzoni ho fatto veramente fatica a capire il testo. Per il resto, se avete una buona conoscenza della lingua inglese, vedendo l'inglese non lo sconsiglio. Ciononostante, per adesso. Rimango dell'idea che il doppiaggio italiano ha fatto veramente un ottimo lavoro. Se devo dire la mia, devo dire che il doppiaggio italiano di Biancaneve gli ha reso molta giustizia. Ci sono soltanto una o due frasi che vengono cambiate rispetto all'originale, ma gli si può concedere, vengono cambiate in una maniera che comunque il messaggio si capisce comunque. E, per dire, sono que quelle due frasi che puoi tradurle in italiano, tra virgolette alla lettera, come farebbe cannarsi, ma suonerebbe male e si perderebbe un po' di significato. Quindi, non so, una che dice cosa, cosa diceva la vecchia, cosa diceva la strega quando parlava Biancaneve e le dava la mela, in inglese diceva tipo, uh, la, la vecchia nonina conosce il cuore delle ragazze. E potete capire che una frase come questa in italiano, la gente rimarrebbe tipo, eh? Che ca... Eh? 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 Quindi reputo che in italiano abbiano fatto bene a cambiarla in, sono stata giovane anch'io. Da dove parlava dell'innamorarsi, eccetera, diceva, sono stata giovane anch'io. E penso che sia un cambio di dialogo che comunque ha il suo perché. Quindi ora, io qui in realtà ho davanti le date di uscita dei film Disney, perché Biancaneve è del 37, ma ora che ci penso, non so quando è uscito in Italia. Ora mi vado a vedere un attimo quando è uscito in Italia, giusto per sicurezza, ma comunque, sto Nere, preferisco la versione italiana di Biancaneve, ma comunque, non ha nulla da invidiare alla versione inglese. Sono tutte e due estremamente, estremamente buone. E niente. Fine del. Oh mio dio, ho parlato per 3 minuti e 20. Porca puttana. Ok, sto zitto, non dico altro. Rumore di fondo. Allora, ragazzi, e eh, questo è in realtà una parentesi. È una parentesi da aggiungere alla recensione di Biancaneve, i Sette Nani, che al momento sta venendo registrata il primo dicembre 2020. È stata registrata apposta. Per poter iniziare a pubblicare queste recensioni su YouTube. Uh, oh, per, per, questo motivo, per questo motivo, ragazzi. Allora, eh, Sì, lo so che la mia voce potrebbe suonare un po' strana. Probabilmente avrò messo anche un disclaimer all'inizio per spiegare un pochettino com'è la situazione. Spero di averlo fatto. Se non l'ho fatto, rifatevela con Ben in fase di editing. Allora, e eh, questa è in realtà una parentesi che aggiunge più note tecniche alla mia recensione di Biancaneve, che ho riascoltato giusto per farmi un'idea di che cosa ho detto e di che cosa no. Quindi, eh, volevo un attimo rifare questa, rec questa recensione, o meglio, aggiungere delle cose a, a questa recensione e quella prossima di Pinocchio, proprio per il fatto che le prime recensioni sono state fatte molto alla buona, sono state fatte molto alla bella e meglio. Anzi, non erano nemmeno nate con l'intenzione di essere recensioni. E Biancaneve, come uh, non mi ricordo se avrò detto oppure no, uh, iniziò la sua lavorazione nel 1934 e finì nel 1937, quando il film poi venne pubblicato e fatto vedere al pubblico in modo che tutti se lo potessero godere. E tra l'altro ho letto da Wikipedia. Fate conto che quasi tutto quello di Rosa era letto da Wikipedia o dalla mia stessa tesina sul cinema d'animazione che portai alla maturità. Uh, che prima delle riedizioni il film aveva pure incassato 8 milioni di tutti in mondo, con un milione e mezzo di budget, con tanto di volte che aveva ipotecato la propria casa per fare tutto questo, ma va bene. E insomma, prima ancora delle riedizioni, il film aveva già rincassato 8 milioni di dollari. Mm. Insomma ragazzi, eh, credo sia inutile dire che per questo film sia stato fatto uno sforzo veramente immane, credo sia inutile dire che... Si è successo il macello, cioè, come ho già detto, gente che se n'era andata via dalla Disney di, di, dando a walt del pazzo. Fra gente che era talmente pazza da voler approvare il prodotto che addirittura per cioè, all'inizio non sapevano come volessero rendere i personaggi, se volessero farli caricature, se volessero farli comici o realistici, eccetera. Alla fine, uh, probabilmente alla Disney optarono per fare uno stile realistico. E proprio per questo motivo. Vennero usati attori veri come dei modelli. Uh, I cui movimenti vennero ovviamente ripresi e analizzati al giroscopio, se non mi sbaglio. In modo che potessero servire come base per i disegnatori uh, affinché i movimenti dei personaggi fossero a tutti gli effetti realistici e che non stonassero facendo movimenti strani. Infatti, se guardate i film vi renderete conto che molti movimenti sono molto più. No, sono molto realistici. Questo per il fatto che Walt. Ovviamente eh, voleva che la gente andasse in sala e... Veramente si dimenticasse che stava guardando un cartone animato. Voleva dimostrare alla gente: Ehi, gente! Ho sentito un rumore strano, forse il computer ha staccato roba. Uh, Walter era lì che voleva dire alla gente: Ehi, fra! Questo è un cartone animato, ma voi non fateci caso, eh! Fra! <ride> Insomma. <ride> E nulla, eh, tra l'altro dal film vennero tagliate un fottio di scene. Tanto che se non mi sbaglio, doveva durare circa due ore. Durava circa due ore, ma vennero tagliate un sacco di scene che erano molto filler. Una di queste, se non sbaglio, era i nani che, che volevano creare una casa appositamente per Biancaneve, se non mi sbaglio, ma vennero tagliate. Per il fatto che risultavano filler e spezzavano un po' il ritmo del film. Infatti, poi alla fine credo il film durasse un'ora e mezza, un'ora e venti, e che comunque sia una durata più che giusta. E tra l'altro, ho letto su Wikipedia che molte cose scritte all'interno del film, uh, tipo i nomi dei nani sui letti, i cartelli vari, i titoli dei libri della strega. Uh, nelle edizioni successive vennero effettivamente tutti gli effetti uh, ritagliati e ridisegnati uh, in altre lingue, dato che Walt voleva che fosse molto più comprensibile per il pubblico di bambini vedere cosa c'era scritto. Infatti dice che nella versione italiana uh, la scritta Grampi sulla torta, cosa che non mi ricordo, uh, veniva sostituita da una semplice decorazione. Infatti c'era questo pezzo, mi ricordo. ragazzi, cioè, Il momento che sto facendo questo audio. Numero 2. Questo post scriptum. Non ho rivisto il film per controllare, anche perché non, non mi andava. Vado sulla fiducia. Però mi ricordo che una certa Biancaneve faceva le torte per i nani e, se non mi sbaglio, eh, in teoria ci scriveva i nomi dei nani sopra e a quanto pare ho letto nella versione italiana eh, il nome Grampi, viene, che è Brontolo, viene tagliato e viene sostituito da una semplice decorazione. Però infatti so che una delle versioni italiane... Eh, non in videocassetta, ma in DVD aveva i nomi dei nani sui letti effettivamente tradotti in italiano. E questo so che è successo anche per altre lingue, ma che poi successivamente uh, è stato riadattato! Diciamo il disegno originale. So hanno ripreso la versione originale, quindi non c'era più nulla di tradotto. Al massimo hanno messo sottotitoli. E Probabilmente cosa c'è? Fammi vedere, fammi vedere, fammi vedere se sì, c'è roba che sto staccando. No, a quanto pare no. Cioè, se c'è roba che sto dimenticando. E noi, ragazzi, cioè, come ho già detto nella prima recensione, cioè, come ho già detto nella prima parte dell'audio. Uh, vedere il film adesso, cioè è uscito nel 37 vederlo ora nel 2020 fa ancora la sua porca figura. Io pensavo che potesse sembrare un pochettino, fra virgolette, obsoleto, ma invece ha ancora il suo fottuto stile. Cioè, ragazzi, voi non vi potete rendere conto di quanto Biancaneve adesso nel mille... 1000 sì, adesso nel 2020 sia ancora perfettamente guardabile, voi non ne avete la minima idea. Cioè, considerando il fatto che il film era fatto a mano tutto da cima a fondo, cioè tutto disegnato a mano da cima a fondo, niente effetti speciali, frasi sono rimaste nella storia, cose incredibili. E tanto, parlando di frasi, uh, questa è una parentesi che ci tengo a specificare, che non ho scritto sul block note, uh, praticamente... Uh, Abbiamo smentito la famosa storia del specchio, specchio delle mie brame. Assolutamente no, ragazzi. Assolutamente no. La strega dice specchio, servo delle mie brame. Lo dice. E credo che sia così anche dei vecchi doppiaggi, perché mi è capitato di trovare lo spe qualche spezzone di quella scena nei vecchi doppiaggi italiani. E dice sempre specchio, servo delle mie brame. Quindi, boh, è probabile che specchio, specchio. Uh, venga o dalle versioni scritte di Biancaneve o quelle raccontate a voce, perché comunque queste sono fiabe che, se non scritte, venivano tramandate a voce. E fra persona e persona, ognuno ci mette del suo, ogni eredizione cambia sempre qualcosa. Quindi ci sta che a un certo punto della storia, effettivamente uh, Grimilde dicesse specchio, specchio del mie brame. Però nella versione di Walt dice specchio, servo del mie brame. Non mi ricordo cosa dice in inglese, ma quelle ci interessano a noi è la versione italiana. E. Nulla, come ho già detto, uh, la difficoltà che ho avuto in inglese è stata semplicemente capire i testi delle canzoni e tutto il resto è stato perfettamente comprensibile. E sia italiano che inglese sono perfettamente ascoltabili. Unica nota è che ho scoperto, leggendo Wikipedia, che nei primi doppiaggi di Biancaneve, diciamo che vennero fatte alcune cannarsiate miste a libertà di adattamento. Tipo, con parecchi dialoghi cambiati, cosa che venne poi aggiustata nel secondo doppiaggio del 62, ok? E non mi ricordo di preciso... Sì, è vero, uno dei problemi era che la strega uh, Grimilde, nei primi doppiaggi... Uh, nel primo doppiaggio, sì, nel primo doppiaggio italiano, avevano deciso di farla parlare in rime. Avevano deciso di par farla parlare in rime. Infatti, tipo, uh, il cuore di un cinghiale mi ha ingannata... Uh, nella versione italiana del primo doppiaggio diceva tipo uh, il cuore di un vitello. Qualcosa di simile. Il cuore di un vitello ti ha preso per piazzare. <ride> Era ignorante, ragazzi, dovevo. Però comunque fatto sta. Uh, Cos'era? che Diceva? Va bene. Va bene. Insomma, fatto sta che nel primo doppiaggio la strega parlava in rime. C'erano molte frasi che erano state cambiate. Non erano fedeli alle originali. E col doppiaggio del 62. Uh, abbiamo deciso di rifarci e fare effettivamente le cose come si deve. O la posso parlarvi come si dice. E insomma, eh, niente, questa era la parentesi sulla recensione di Biancaneve. Quindi ragazzi, spero che questa piccola parentesi abbia aggiunto un pochettino più di valore a questo capolavoro, che credo sia abbastanza ovvio dire che se Biancaneve e Sette Nani non fosse stato realizzato, molto probabilmente l'animazione ai giorni nostri non sarebbe come la vediamo adesso. Cioè, ragazzi, voi potete amare o odiare Biancaneve quanto volete, magari vi sta sul cazzo perché nel 1937 eh, solo canzoni cantano e basta. Ma che palle! Allora, a parte il fatto che Testina D'Agnello, mettiti nei panni di uno che nel 1937 vede un film di un'ora e mezzo tutto disegnato a mano a cartone animato. È una cosa che nel 1937 non si era mai vista. O meglio, esistevano i cartoni animati, ma un intero film non si era mai visto a cartoni animati. E numero due, era un'epoca dove la gente gli piaceva cantare e ballare per ogni cosa. Quindi. È questo il problema, ragazzi: che quando qualcuno guarda un film, uh, oltre a dire no, mi piace, non mi piace, e a volte a dare motivazioni per, stupide per questo. La gente non uh, considera il periodo in cui il film è uscito. Molto spesso la gente, il periodo in cui il film è uscito, non lo considera. E questo è un grande peccato. È ovvio che se te uh, riproponi qualcosa come Biancaneve adesso nel 2020, ma come è stato fatto all'epoca, sicuramente un po' di gente ti sputerebbe negli occhi. Per quanto il Biancaneve del 37 sia un prodotto oggettivamente fatto bene, e chiunque dica che è fatto male. Non ha capito un cazzo. Chiunque ha visto Bianca Neve 37 ha detto che è un film fatto male. Cioè, ovviamente non ha visto, Bian... visto Bianca Neve, ha visto Bianca e Bernie nella <ride> terra dei canguri. <ride> parleremo anche di quel film. Uh, sneak peek, per coloro che non lo sanno e che sono nuovi a questo argomento, parleremo anche di Bianca e Bernie nella terra dei canguri perché è classico Disney. Quindi. Um... <ride> Insomma, no, in realtà Bianca e Berni Natale dei canguri non è un film così brutto. Cioè, però, per dire, se dice Biancaneve è un, del 37 è un film oggettivamente fatto male, vuol dire che te hai dormito mentre lo guardavi. Perché è un prodotto che trasuda impegno e sofferenza da tutti i poli. Cioè, non osi immaginare quanta gente ci abbia bestemmiato per fare quel film. Quindi nulla, con una parentesi post scriptum di circa 12 minuti, penso che ora questa recensione sia effettivamente ascoltabile. Quindi spero che siate sopravvissuti per la prima, per la prima parte e ci vediamo nella prossima. Ci vediamo nella prossima recensione che sarà quella di Pinocchio. Bella!